Con le vittorie di Edoardo Liberati in gara 1 e di Kevin Giovesi in gara 2, il campionato italiano Formula 3 ha vissuto il suo terzo round stagionale nell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Una tappa ancora una volta spettacolare ed avvincente con il pilota romano del team Ghinzani che consolida la leadership di campionato dopo la supremazia imposta in qualifica e gara del sabato, mentre il milanese del Lucidi Motors sfrutta la griglia invertita della gara domenicale per incassare il suo primo successo in Formula 3. Grandi protagonisti di Imola anche Sergio Campana, che con due podi si porta in seconda posizione di campionato a sole 6 lunghezze dalla vetta, e gli esordienti Facu Regalia, ottimo terzo di gara 1, e Brandon Maisano, quarto e terzo nelle due gare imolesi. In testa alla classifica dei rookie sale però il californiano Michael Lewis, sempre a punti in questo avvio di stagione, e quarto e sesto sul Santerno. Al pronti via di gara 1, Lewis esita dalla terza piazza in griglia e lascia strada a Campana, che con una partenza bruciante supera anche il compagno di squadra Jus, partito dalla seconda posizione. Il gruppo sfila compatto nei primi chilometri e al secondo giro il sorpasso è di Regalia, che riesce ad avere ragione di Maisano per la quarta posizione. Anche alle loro spalle sono scintille con Marcello, Giovesi e Guerin in lotta per il sesto posto. Ad avere la peggio è Guerin, che salta sulle ruote di Giovesi e finisce nelle vie di fuga per poi riprendere ultimo. L'episodio attarda i suoi protagonisti. Alle spalle di Marcello rinviene così Lewis, che al terzo passaggio alla Tamburello riesce a superare di forza il compagno di squadra per il sesto posto. Più indietro Giovesi, scivolato all'ottavo posto, guadagna una posizione ai danni di Roda, mentre le due monoposto della RP Motorsport di Schirò e Mancinelli lottano per la nona posizione, che il più esperto pilota anconetano riesce a far su al quarto giro. In testa alla gara, Liberati guadagna metri su Campana, mentre al settimo passaggio alle acque minerali, Giusse arriva lungo, lasciando così il terzo posto a Regalia e riprendendo alle spalle di Maisano, che passa così quarto. Il ritmo è sempre serratissimo, con Campana che prova a recuperare su Liberati, facendo segnare anche il giro più veloce all'ottava tornata, ma il romano riesce a gestire il margine di vantaggio senza subire pressione. I duelli sono intensi fino al traguardo, con Lewis che difende il sesto posto dagli attacchi di Giovesi e Mancinelli che conserva la nona posizione su Vecchi, che poi termina undicesimo alle spalle del debuttante Schirò. La vittoria resta così dal primo giro nelle mani di Liberati, che dopo la supremazia velocistica imposta in qualifica si conferma in piena autorità ed il leader di campionato ha lasciato alla concorrenza solo il giro più veloce. Sì, è mancato il giro veloce di poco, però ha avuto un buon ritmo tutta la gara. Lui era, Campana era comunque molto veloce, si era avvicinato a metà gara a me, io cercavo di risparmiare le gomme, infatti con la sua velocità diciamo lui ha forzato molto le gomme e questo l'ha portato a un sovrariscaldamento e quindi degli errori nel finale. Questo mi ha permesso di riprendere del margine, che mi ha consentito di arrivare sotto la bandiera a scacchi con tranquillità. Allo start di gara 2 Giovesi si lancia subito al comando davanti a Maisano, che riesce ad avere lo spunto migliore su Marcello, scivolato quarto alle spalle di Campana. Già alla Tamburello arriva il primo colpo di scena con Regalia, che si intraversa in uscita finendo per spedire nelle protezioni l'incolpevole Giusse, per poi ritirarsi con una ruota anteriore ormai staccata. In testa alla gara Giovesi e Maisano guadagnano subito metri su Campana, Marcello, Lewis, Liberati, Mancinelli, Schirò, Civer, Roda e Guerin, tutti vicinissimi. A movimentare il gruppo è Marcello, che al quinto giro si allarga nelle vie di fuga lasciando strada a Lewis e Liberati, mentre più indietro Civer è in scatenata rimonta e dopo aver avuto ragione di Schirò si porta al settimo posto ai danni di Mancinelli, che da quel momento entra in duello con Guerin. Il duello è però anche per la vittoria, con Maisano che forza il ritmo e guadagna metri su Giovesi, soprattutto nell'ultimo tratto della pista imolese. Proprio alla variante Tamburello si ripetono perciò gli attacchi del francese, ma il pilota del Lucidi Motors riesce a resistergli senza sbavature. I tentativi continuano senza esito fino al dodicesimo passaggio, quando nella foga Maisano si scompone perdendo contatto. Le scintille della lotta per la prima posizione consentono l'avvicinamento degli inseguitori, con Campana che fa segnare il giro più veloce precedendo Lewis, Liberati e Marcello per un sestetto di testa raccolto in meno di 7 secondi nella tredicesima tornata.
Nel finale la gara continua incandescente con Giovesi e Maisano divisi da mezzo secondo. Campana e Lewis che si contendono il terzo posto con solo 4 decimi di distacco e davanti a Liberati a 6 decimi, ma i duelli sono anche per la 8ª posizione con Mancinelli che precede di 6 decimi Guerin. Proprio il pilota brasiliano regala l'ultimo sorpasso della gara, riuscendo ad avere la meglio sull'alfiere della RP Motorsport all'ultima tornata. La bandiera a scacchi saluta così il primo successo in Formula 3 per Giovesi, che sul traguardo precede Maisano per meno di 7 decimi, mentre Campana chiude terzo con Lewis e Liberati in scia. Il romano nel dopogara viene però escluso di classifica dai commissari sportivi per gli esiti delle verifiche tecniche d'ufficio, dove viene riscontrata la rottura del sigillo regolamentare alla pompa olio motore della sua monoposto. Sì, è bellissimo perché sono partito dalla pole comunque, perché con l'inversione della griglia sono partito primo, sono partito bene. All'inizio andavo più forte di Maisano, quindi ho allungato, poi pian pianino mi è venuto a prendere, quando ha cercato di sorpassarmi lui ha fatto un errore e si è distanziato, poi l'ho mantenuto fino alla fine e non è riuscito più a sorpassarmi. Sì, noi ci manca un po' in qualifica il giro secco, però cioè noi puntiamo a vincere gara 1, gara 2 sono contento di vincerla, però appunto gara 1. Dobbiamo lavorare perché qua a Imola ho fatto 8º, che non è buono in qualifica, e vedremo di migliorare per Spa. Il weekend imolese è stato assolutamente positivo anche per Brandon Maisano. Alla luce della crescita prestazionale mostrata sia in prova che in gara, il pupillo delle Ferrari Driver Academy vuole ora recitare da protagonista. Io non guidavo ancora benissimo, non avevo confidenza con la mia macchina, abbiamo avuto qualche problema con la macchina. Adesso qui abbiamo risolto tutto e io mi sono messo a posto, adesso siamo pronti. A confermarsi l'avversario più vicino al ritmo e al punteggio espressi da Liberati nei primi 3 round di campionato è sempre Campana. Ora il pilota del BVM Target, complice l'esclusione del romano dalla classifica di gara 2, è a sole 6 lunghezze dalla vetta della classifica. E peraltro, in termini di punti, Campana sa bene di averne persi alcuni assai preziosi proprio nella gara inaugurale per la stagione 2011. Ma diciamo che è stata un po' anomala la prima gara a Franciacorta, che sono stato tamponato in gara 1 dove partivo secondo e dopo per la griglia invertita lì ho perso molti punti, perché partire 8º in una pista dove è difficile superare è ovvio che è un po' compromesso tutto il weekend se ti tamponano in gara 1. Invece per esempio a Misano ho fatto anche una bella gara in gara 2 superando, perché era un circuito con caratteristiche diverse. Ora il mio avversario è lui, perché poi ha fatto 3 pole position su 3, le prime 2 me le ha soffiate per poco, però stavolta è stato più bravo. Vediamo la prossima volta di batterlo. Prossimo appuntamento al weekend del 7 agosto nell'affascinante circuito belga di Spa-Francorchamps, unica tappa estera valevole come 4º round stagionale della prestigiosa serie tricolore motorizzata Fiat Powertrain Racing.